Chi ha visto il video precedente sa perché ho questi capelli. Oh mio Dio, mi cade la spalena. Crazy. Ciao tempeste, benvenuti in un nuovo video. Nuovo in segreto e oggi la parola chiave sarà gelosia. Voglio precisare che questo è un in segreto in cui leggeremo non i vostri messaggi vocali ma i segreti degli altri sul sito, perché sapete che in un video precedente, quello sui disagi nella mia rubrica, quello in cui ascoltiamo i vostri messaggi vocali, il prossimo tema sarebbe stato quello della gelosia. Ma qui non si parla dei vostri, qui si parla dei segreti degli altri e ovviamente mi aspetto disagio ed FDM. Come sempre, like per gli in segreto ancora prima che inizi, proprio perché voi già sapete cosa vi aspetta e lo adorate anche, ammettetelo. Stavo dicendo lo adorate anche. Ragazza di 16 anni, per ora in famiglia non si parla del fidanzato di mia cugina, sempre vista come la più bella, la più educata, la più intelligente e tante altre cose. Presa dalla gelosia, durante una videochiamata, noi abitiamo fuori, ho detto di avere anch'io un fidanzato e ho mandato loro una foto di un bel ragazzo presa da internet. Però adesso sono nei guai perché mi hanno proposto di portarlo. Bene, assolda qualcuno oppure digli di sì, organizza tutto. E un giorno prima torna a casa piangendo disperata. Oh mio Dio, ci siamo lasciate! Amen. Uomo di 18 anni, spesso per la mia gelosia ho trattato male una mia amica. Ora è ex amica. Lei mi aveva perdonato tante volte, ma ora si è stufata e mi ha bloccato. Ora mi sento triste senza di lei. Se era una tua amica, tutta sta gelosia perché per un'amica? Allora non era una tua amica veramente. Di la verità, eri segretamente innamorato di lei? Perché altrimenti non si spiega, cioè nel senso, perché essere gelosi di un'amica? Attenzione, non invidiosi, è una cosa ben diversa, gelosi. Hai paura di perderla per qualcun altro, forse per altre amicizie, ma non ha senso, non è vera amicizia questa. Lei che poi addirittura ti ha bloccato, cos'hai combinato? Di 19 anni, non voglio fare una scenata di gelosia perché ci frequentiamo da poco. Ma che cavolo, la sincerità, che tu tenga a me o meno, deve essere la base. Non mi serve a niente che mi dici una cosa solo per accontentarmi. Se sei sincero invece, so che posso fidarmi di te. È vero, ha ragione, però cavolo, 2 settimane di conoscenza. Immaginatela dopo 2 anni. Però in effetti sì, se ti interessa davvero una persona che sia un giorno, 2, 1 settimana e si prendono le cose seriamente, cioè entrambe avete deciso di iniziare una storia o comunque una conoscenza più approfondita, se iniziate a mentire da subito, come volete che si costruisca la fiducia? Quindi in realtà sono d'accordo. Club delle gelose, firmatevi giù nei commenti. Donna di 18 anni, ho lasciato il mio ragazzo perché è andato a letto con un'altra e li ho proprio trovati insieme a letto. Dopo un paio di mesi che ci siamo lasciati, lui si è fidanzato con altre ragazze e lo stesso pure io. A tal punto che ogni volta che uscivo con un altro ragazzo, lui faceva delle scenate di gelosia. Che cosa devo fare? Beh, lo devi mandare in Tanzania. Cioè, ma che vuole adesso? Ma sapete che pagherei per sgamare? Cioè, nel senso, non vorrei mai che qualcuno mi tradisse, ovviamente. Però se proprio devo scoprirlo, pagherei per trovarli insieme. Cioè, proprio per fargli sorpresa, sono arrivata. E adesso come la mettiamo? Comunque c'è poco da fare. Cioè, adesso vuole fare pure il geloso. Ma io lo farei ingelosire il triplo. Anzi, gli proporrei di tornare insieme. E dopo 2 giorni mi farei trovare con un altro. Perché sì, la vendetta è un piatto che va servito a freddo. Uomo di 18 anni, stavo per essere lasciato per la mia gelosia. Ma cavolo, se tu non, a un certo punto, ma cavolo, se tu non mi parli tutto il pomeriggio e sei online, penso che stai parlando con uno. E lei nega pure che non era online su WhatsApp. Allora, beh, adesso. Cioè, se volete che una persona si fidi di voi e non sia gelosa, che cavolo dite? Non sono su WhatsApp e poi eri online. E va bene che alcune persone, lo so, sono un po' troppo asfissianti, ok? Però se dite una cavolata, cioè, non è che ci fate acquistare più fiducia. Perché sto parlando al plurale? A me non è mai successo. Mi sento coinvolta nelle loro storie. Ragazza di 16 anni, la gelosia mi arriva alle stelle. Tutte al mio ragazzo scrivono, parlano e complimentano. Ci eravamo pure lasciati per questo problema. Fuori dalle ovaie, grazie, lui è mio. Ecco, questa è possessività, nel senso che ci sta essere gelosi, certo. Però o ne parli con lui e gli dici se gentilmente quando si avvicinano tu con cortesia, però dopo un po' ti allontani. Se ovviamente non si parla di amiche e di amicizia, perché lì non è giusto. Se parliamo di persone che possono essere interessate sotto altri punti di vista, intendo. Altrimenti non è neanche colpa delle altre, cioè nel senso, se non sanno che il tuo fidanzato si avvicinano e basta. Sbagliamo a essere gelose e gelosi, sapete perché? Perché se una persona è innamorata di te, non c'è motivo per cui essere gelosi, perché davvero si potrebbe avvicinare anche, non so, un dio greco, lei o lui non lo guarderebbero proprio, davvero. Se invece l'amore sta un po' scemando, c'è un po' di crisi, la gelosia, così, in maniera così asfissiante, gli aiuterà a darsi un buon motivo a dire, cioè non ce la faccio più, adesso basta, lasciamoci. Quindi peggiorerà
accelererete le cose. E poi, se uno vuole tradirvi, credetemi, vi dirà: amore mio, ti amo tanto, e 3 secondi dopo dall'altra o dall'altro. Quindi non ha proprio senso, ha senso solo quando vogliamo far capire all'altra persona che c'è un interesse, una leggera gelosia, ma non così. Così fate scappare la gente, fidatevi. Donna di 18 anni, non ho Instagram e non capisco tutta questa agitazione / gelosia per un like, un commento, per il semplice follow. Non è la fine del mondo, state calmi. Se tu fossi fidanzata e il tuo ragazzo mettesse like alle foto mezze nude di modelle russe, voglio vedere se diresti: oh, ma stai calma, stai calma, cosa? Cioè, non è la vita mettere like, perché devi mettere like? Guarda in silenzio, fai finta di non aver visto, ma non mettere like, ok? Ragazzo di 16 anni, a 10 anni, quando scoprì per la prima volta Ariana Grande, me ne innamorai subito, così tanto che mentre stavo guardando un video di una sua canzone dove si baciava con il cantante con cui ha fatto il featuring, spaccai la tastiera della gelosia. Beh, tu diciamo che sei un pochino fuori di testa, vagamente. Cosa pensavi, che il giorno dopo Ariana Grande fosse dietro la tua porta a dire: ti prego, sposiamoci? Ma vabbè, i sogni li abbiamo fatti tutti, anche io sono stata gelosa di persone che non avrei mai incontrato nella vita, quando ero più piccola ovviamente, però spaccare la tastiera. Ragazza di 16 anni, ho litigato con il mio ragazzo perché stamattina gli ho fatto una scenata di gelosia. Praticamente stavamo chiacchierando e lui mi fa: ti starebbe bene il piercing al labbro, perché non te lo fai? E io gli ho risposto: anche la tua ex aveva il piercing al labbro, stai cercando di farmi assomigliare a lei perché ti manca per caso? Sono stata esagerata? Beh, in effetti, se la sua ex, cioè, dato che non è una cosa diciamo così comune avere il piercing al labbro, sì, tante ragazze lo hanno, però non è comunissima, il fatto che la sua ex l'avesse e lui ti stesse chiedendo di fartelo, certo un po' ti fa insospettire, lo so, però in realtà io la vedrei come un complimento, nel senso, la sua ex è pur sempre stata una persona in quel momento importante per lui, sarà stato bene con lei per un periodo prima di lasciarsi, quindi anche se tu sei sicuramente migliore di lei, però è un modo carino per dirti: ehi, sei bellissima, anche tu ti starebbe proprio bene. Cioè, io la vedo più così, voi come la vedete? Donna di 18 anni, ho principalmente amici maschi, molti dei quali già fidanzati. Stavo abbracciando un mio carissimo amico e la sua ragazza ha fatto una scenata di gelosia assurda perché: non devi toccarlo, è mio! Allora, uno, non è di tua proprietà; 2, ha diritto di avere delle amiche; 3, sono lesbica, te l'avrò detto 19 volte. E beh, allora questa è patologica. Beh, chiaramente non le interessano i ragazzi, quindi perché essere gelosa? Oppure non si fida di lui e pensa che lui la trovi una bella ragazza e quindi, lesbica o meno, potrebbe provare dell'attrazione nei suoi confronti nel momento dell'abbraccio. Però figlia mia, se sospetti di ogni persona che respira, mi dispiace per il tuo fegato. Cioè, vivete male voi, capite? È proprio una cosa che vivete malissimo. Ragazza di 16 anni, il mio ragazzo mi ha già rotto le bolze. Non mettere questo, non uscire senza di me e bla bla bla. Ma scollati, io fo quello che mi pare, domani gli parlo e se non cambia lo lascio. Non è gelosia, questa si chiama possessione. Brava, esattamente, perché ricordate che nessuno dovrebbe mai dirvi cosa dovete e non dovete fare per voi stessi, perché vestendovi in maniera più carina o uscendo con un amico o un'amica, non si manca di rispetto a nessuno. Non credete a chi dice: così mi manchi di rispetto. No, non è mancanza di rispetto, questa è una tua cosa mentale. Fate in modo che nessuno possa mai limitare la vostra libertà. Se quella cosa vi rende felice e obiettivamente non c'è niente di male nel farla, fatela, non fatevi tenere in gabbia, perché ve ne pentirete dopo, perché questi tipi di relazioni non durano mai tantissimo. Rimarrete soli, con delle esperienze non fatte, con dei rimorsi e dei rimpianti, e per chi, per uno o per una, manco fossero i vostri genitori che vi diceva cosa dovevate o non dovevate fare e non era niente di male, non fate questo errore. Ragazza di 17 anni, qualche giorno fa sono rimasta a dormire dal mio cugino e, non avendo vestiti per la notte, ho preso una sua felpa. La mattina hanno suonato alla porta e ho aperto. La ragazza di mio cugino, non conoscendomi, pensava che lo tradiva, visto che avevo solo la sua felpa addosso, e ha cominciato a fare una scenata di gelosia. Non mi sono mai divertita così tanto in tutta la mia vita. Ma perché non mi telefonate? Vi lascio il mio numero, mi chiamate e vengo a godermi la scena con voi. Comunque sei stata un po' STRONZA, cioè quando hai aperto magari le dicevi subito: ah no, sono sua cugina, e invece le hai fatto fare la scenata. Donna di 18 anni, ieri mi sono lasciata col mio ragazzo. Da quando stavo con lui avevo chiuso tutti i social e interrotto amicizie. Per un anno ho vissuto in un mondo in cui c'era solo lui, per colpa della sua gelosia possessiva. Oggi mi sento libera, oggi mi sento davvero libera, come se mi fossi risvegliata da un incubo, come se iniziassi a vivere adesso. Lo amo, ma mi ha distrutto fino ad oggi. Adesso dico basta. Ok, insieme, da casa, io qui, voi in cameretta dove siete, applaudite con me insieme. Voglio sentire un applauso generale. Lo state facendo? Fatelo, perché saremo qui un minuto a fare così finché non lo fate tutti. Sacrosante parole. E lei è ancora innamorata, che poi
Analizzando questo sentimento più in là, più avanti, capirà bene che non è amore adesso, è soltanto una situazione in cui lei si sente sola, in cui aveva delle abitudini con lui, pensava di aver trovato un equilibrio che le toglieva tanto, ma da una parte le dava anche molto. Quindi si è attaccata al positivo e non riesce a vedere ancora bene il negativo, cioè lo vede, lo inizia a vedere, ma è ancora un pochino legata. Tra un po' di tempo ti slegherai completamente e ringrazierai il giorno in cui hai detto basta. Perché isolarsi in una coppia, a meno che non lo si voglia in due, che magari non pensiamo che i nostri amici siano, insomma, sinceri o altro, non è mai una cosa buona. Anzi, legate di più con amici che vi vogliono davvero bene, condividete le amicizie, fate delle uscite insieme. Isolarsi non vuol dire siamo io e te, amore mio, per sempre. Vi fate del male, entrambi. Ok, adesso sono solo curiosa di sapere quali sono le vostre esperienze con la gelosia. Siete persone gelose? Ecco, se non avete già mandato un messaggio vocale per la mia rubrica, magari scrivetemelo qui giù nei commenti, così condividiamo qualche esperienza. Io ero tantissimo gelosa quando avevo tipo 15-16 anni, ma davvero un livello pazzesco, perché nasceva tutto ovviamente dall'insicurezza, dalla mia insicurezza. Crescendo e ovviamente accanto a persone come Paki che mi hanno dimostrato che non c'è nulla per cui non fidarsi, crescendo anche io stessa principalmente però per le mie esperienze, acquistando un po' di fiducia, mi sono resa conto che se mi vuoi davvero bene, se mi ami, stai con me. Altrimenti dimmelo velocemente, anche così vedo di andare avanti anch'io. Ragazzi, noi abbiamo tutto il potere di cui abbiamo bisogno. Non abbiamo bisogno di nessun altro. Non rimanete legati a persone soltanto perché avete paura di rimanere soli. Non perdete tempo inutile con persone inutili. Like se questo video vi è piaciuto e vi ha tenuto almeno un po' di compagnia. Vi mando un bacione gigante e noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui su questo disagiatissimo canale. Però sapete che io sono gelosa di voi, eh. Guai se mettete like ad altri video disagiati. Il disagio è solo da me. Ciao.